Le grandi opportunità dei fondi europei e del PNRR. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Frosinone nella sede della Camera di Commercio per illustrare programmazione e investimenti futuri. Obiettivo: la ripartenza e il rilancio economico dell'intero territorio. Sì, siamo al giro di boa. Noi abbiamo alle nostre spalle anni di risanamento, di rilancio dei settori produttivi, di stabilizzazione. Ora entriamo in una fase nuova di immensi investimenti. Nel Lazio, nella vecchia programmazione, avevamo 2 miliardi e 700 milioni di fondi europei, nella nuova programmazione 4 miliardi e 4 perché abbiamo speso bene le risorse europee e siamo diventati leader italiani in molti settori produttivi. Penso all'export, che peraltro vede la provincia di Frosinone leader italiana dell'export grazie alla farmaceutica o altri settori, o al manufatturiero, che qua è una culla molto importante. Quindi ora si apre una stagione nella quale finalmente possiamo pensare a creare lavoro, sviluppo, nuove imprese, grazie, ripeto, a un intelligente uso delle risorse europee, sia i fondi che il PNRR. Noi siamo molto lieti del fatto che questo evento si svolga qui, perché noi conosciamo le reali esigenze delle imprese e dobbiamo in qualche modo fare un gioco di squadra. Noi ora rappresentiamo come nuovo ente camerale un'area vasta di oltre 1 milione di persone, 130.000 imprese con le unità locali, rappresentiamo quasi il 50% dell'export del Lazio. Un'attenzione ai territori ci voleva, la Regione Lazio oggi l'ha data, lo presenta qui a Frosinone, è uno dei primi quattro incontri che si terranno sulla Regione Lazio e di questo siamo molto orgogliosi. La provincia di Frosinone sarà protagonista. Sono attesi infatti investimenti in vari settori, infrastrutture, trasporti, edilizia popolare, ma soprattutto sanità. Interventi sono le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi una risposta complessivamente nel territorio regionale pari a 680 milioni di euro. Per avvicinare il cittadino alla sanità del territorio e quindi organizzare meglio la rete sanitaria territoriale e migliorare anche quella ospedaliera, oltre naturalmente all'acquisto di nuovi macchinari sanitari che verranno messi a disposizione degli ospedali. Il tour della Regione Lazio è partito da Frosinone e nelle prossime settimane farà tappa a Viterbo, Rieti e Latina, chiusura il 13 maggio a Roma. La provincia di Frosinone sarà protagonista, in primo luogo perché noi anche nel ciclo di programmazione 21-27 stabiliremo la riserva del 20% delle risorse di tutti i bandi, quindi parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro per le aree di crisi complessa, che sono appunto nella nostra regione, Frosinone, Anagni e Rieti. In secondo luogo perché abbiamo qui una presenza manifatturiera importante, penso al distretto dell'automotive, penso al chimico farmaceutico, penso all'aerospazio e alla sicurezza, all'agroalimentare, ma anche a realtà diciamo dal punto di vista numerico più contenute ma molto significative come il tessile di Sora. Questi segmenti produttivi rappresentano delle eccellenze non solo per la nostra regione e possiamo facendo sistema partire da qui per generare una nuova stagione di benessere.